se vi dicessi che questo è un nuovo viaggio? Bene, salve e bentornati in questo nuovo video. Oggi direzione Madrid. Sono le... fatemi controllare perché mi piace essere preciso. Sono le 19:35. Abbiamo un'ora esatta per mangiare. Ma ci vediamo domani che siamo già a Madrid. Vi faccio vedere un pezzo di volo, ma ci vediamo domani. Allora, siamo arrivati a Madrid, siamo ancora in aeroporto, quindi ci vediamo domani mattina. Con lo squatch. Buongiorno, siamo atterrati ieri a Madrid e adesso andiamo a fare colazione. Ho la GoPro sempre qui in modo che quello che non vi faccio vedere mentre cammino, magari ogni tanto accendo la GoPro e si vede da qua. Ah ok, la destinazione finale è questa. Maldarno. Allora, se non ho capito male, è iniziato un tour in italiano, ma con una persona che l'italiano non lo parla, è solo spagnolo, quindi adesso cerchiamo di capirci qualcosa. Perché? Perché questa statua sta puesta in allusione a una constelación. La Rosa Maggiore. La constelación. Ma anche perché che senso ha che non è graniglio, cioè cosa vado a perdere un casino della Madonna per un euro di graniglio? Era posada in italiano? Posada? No. O trattoria? No. No, perché è come è comida. Ah, allora il tour guidato sta continuando, siamo nella piazza centrale di Madrid, suppongo, nonché quella più grande, e tutta sta roba qua inizia a pesare un casino da tenere in mano per la posizione del mio braccio in questo momento, quindi farò clip tutte brevi in cui parlo poco ma vi faccio vedere tanto la città, ci sarà un sottofondo musicale sicuramente e basta, ci vediamo dopo.
Damas y caballeros, estamos frente al restaurante más antiguo del mundo. Bueno, del mundo, según récord Guinness. Cualquier queja, a ver, por favor. Mire. Les pregunto, ¿han visto esto antes? Sí, el símbolo. ¿Alguien sabe por qué está este símbolo? Mica sono una scala. Io dentro la scala non vedo. Quando sono neanche tutto ciò. Hai visto un attimo? Sì. Ehi, cosa deve essere un po' nel mondo? Bueno, se casa en la iglesia el rey Alfonso XIII. Viene bajando por la calle. Bueno, aquí les doy la bienvenida a lo que es la catedral Almudena. Almudena es una palabra árabe. Al, sí, al es para nosotros el artículo la. Y Mudena viene de Allora, vi dico solo che per fare questa clip mi sono messo in discesa in un punto scomodissimo. Spero che non mi freghino la telecamera con cui sto parlando. Alle mie spalle abbiamo una cattedrale che prende il nome da una parola araba. Esattamente non so da che parola perché l'ha detta ma non me la ricordo. E basta, il tour continua, avete visto un po' di cose, un po' di foto, qualcosa di interessante. Ma Madrid non è finita qui, ci vediamo in giro per Madrid. Quindi è finito il tour guidato, alle mie spalle vedete sempre la cattedrale e dividiamo questa parte di questo video in due parti, quindi questa sarà la prima parte e domani vedrete la seconda. Noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre qua da Madrid con nuove cose, nuove avventure. Vi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per non perdere gli altri episodi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!